Buonasera a tutti, eh, benvenuti a questo aggiornamento del 9 di marzo. Parto dai numeri. In Emilia Romagna su oltre 43.000 tamponi effettuati, 2.429 risultano essere i nuovi positivi. I casi attivi sono 58.936, sono 1.402 in più rispetto alla giornata di ieri. Vengono registrati 44 nuovi decessi, di cui 3 nella provincia di Modena. Eh, sono ricoverati in terapia intensiva al momento 307 pazienti, 21 in più rispetto alla giornata di ieri, di cui 61 a Modena, sono 7 pazienti in più per la rete ospedaliera provinciale. Sono 3.044 quelli negli altri reparti Covid, cioè vale dire 84 in più rispetto alla giornata di ieri a livello regionale. I guariti sono 938, 983 in più rispetto alla giornata di ieri e raggiungono quota 215.754. Sono 3.500 i nuovi casi fra bambini e studenti. Dai servizi 0-3 anni alle superiori e 560 nuovi casi fra docenti e altro personale. Le vaccinazioni hanno raggiunto quota 500.000 dosi somministrate. Dall'inizio dell'epidemia Modena raggiunge quota 49.716 vale a dire 414 in più sono i positivi nella giornata di ieri, di cui 320, quindi un'altissima percentuale, risultano essere quelli sintomatici, quindi con sintomi. Sono 39.909 i guariti. A Carpi si registrano 32 casi di positività in più. Voglio sottolineare le cifre che reputo più importanti di questo resoconto, eh, in particolare quello che vede 7, dico 7 posti in più della dotazione occupata di terapie intensive all'interno all della rete ospedaliera eh, scusate, provinciale, perché sono 61 eh, in tutta la regione, ma sono 7 posti di terapia intensiva in più occupati nella nostra rete ospedaliera provinciale. Ricordate l'iniziativa di ieri fatta con il dottor Vagnini, se qualcuno, ma non per vedere me, ma per sentire le parole del dottor Vagnini, volesse riascoltarla, sarebbe utile al fine di comprendere la situazione delicata rispetto alla pressione. Eh, ospedaliera eh, dato che è confermato anche dalla pressione su tutti gli altri reparti Covid eh, insistiamo su un concetto che vorrebbe essere quello capace di rispondere a cos'è successo in un anno in un anno sono successe due cose importanti la prima positiva ci sono i vaccini e dobbiamo vaccinare di più quindi devono essere Date le possibilità di avere più vaccini a livello del sistema paese e anche del eh, continente europeo, è un tema che non riesco a risolvere qua in questa diretta, ma capite essere fondamentale, l'altra novità è una novità negativa. Dobbiamo ragionare come se fossimo di fronte a un virus che sostanzialmente è nuovo. Nuovo perché? Eh, incide in maniera importante sulle giovani generazioni. I dati che vi ho portato ne danno l'evidenza. Quello che diceva ieri il dottor Vagnini sulla prima comparsa di sintomatologie complesse su ragazzi sani che oggi sono ricoverati dentro eh, gli ospedali della rete provinciale sono dati allarmanti. E ovviamente anche le chiusure e ciò che sta avvenendo come dispositivi legati al contesto della zona rossa, vanno interpretate come misure che prendono atto di un virus che mutando, mutando oggi nella famosa variante inglese sta interessando le, le giovani generazioni. Fortunatamente non sono aumentate in maniera dirompente le complessità dal punto di vista sanitario, ma è logico che essendo la variante inglese oggi capace di attecchire su generazioni che sono maggiormente attive e più capaci di scambiarsi il virus, innanzitutto a livello percentuale una parte di questa necessita di queste persone necessita di cure ospedaliere, e qua il grande problema di pressione sulle strutture ospedaliere. Ma dall'altro punto di vista, che è un'altra cosa che dobbiamo assolutamente registrare, più il virus passa, più si trasmette, e uso le parole usate ieri dal dottor Vagnini, che reputo fondamentali, più si passa il virus, più il virus evolve, perché il virus è un, 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 un soggetto che ha una propria... Noi ci mettiamo milioni di anni per evolvere. Il virus ci mette poche generazioni, quindi si riproduce nel passaggio da una persona all'altra. Ovviamente, guarda caso, noi ci troviamo con varianti che provengono da paesi dove il livello di infezione è stato talmente elevato da determinare anche la crescita di varianti che hanno caratteristiche diverse. Stiamo conoscendo, ahimè, la variante inglese. Ricordando che i vaccini sono efficaci. Anche sulle varianti, e questo è un elemento comunque positivo, ma che queste varianti laddove vanno a impattare in maniera diversa su porzioni della nostra società e nel nostro piccolo della nostra comunità, richiedono mh, strumenti eh, evoluti per riuscire, a, eh, anche dal punto di vista delle chiusure, a limitare il contagio. Per questo sono a dirvi che stiamo producendo, visto che eravamo in attesa di un'eventuale eh, ordinanza regionale che però tarda ad arrivare e noi reputiamo sia fondamentale agire in maniera e qua uso un altro termine. Coerente, se sono chiusi oggi i servizi 06, vuol dire che ci siamo giocati. Permettetemi l'elemento più importante, più concreto del nostro, della nostra qualità della vita, che sono i nostri servizi per ragazzi. E sono d'accordo con tutti quelli che mi dicono la scuola è un diritto. I servizi 06 sono fondamentali per educare e per condividere. Ricordiamocela anche dopo il virus. Per favore, aggiungo questo elemento. Avete ragione, ma appunto perché in questo momento noi ci troviamo a fronteggiare una eh, sfida che coinvolge anche quelle generazioni che si stanno, ahimè passando, i dati che vi sto comunicando sono dati che derivano anche da focolai scolastici. Quindi ricordatevi che stiamo ragionando di... Due settimane dietro ci mette due settimane il virus ad avere eh, un'evoluzione dal punto di vista sintomatologico o no o anche semplicemente eh, infettivo su un soggetto. Bene, noi dobbiamo agire in piena coerenza, quindi la chiusura dei parchi aveva quel senso. Oggi noi abbiamo le società sportive del mondo sportivo carpigiano che ci chiedono di produrre uno strumento che sarà un'ordinanza al fine di limitare quelli che sono effetti permettetemi, poco comprensibili di un quadro legislativo nazionale che ha lasciato aperto, qua va detto con forza, tutta una serie di occasioni dal punto di vista sportivo, mettendo una serie di categorie, ivi compreso quelle giovanili, all'interno degli sport di interesse nazionale, mettendo in grande difficoltà anche un mondo sportivo come quello che oggi c'è su Carpi, che è straordinario dalla propria capacità. Etica perché tantissime società hanno già sospeso gli allenamenti e non solo, ma ci richiedono anche un intervento o della Regione o del Comune. Non è arrivato ancora l'intervento della Regione: produrremo un'ordinanza simile a quella del Comune di Bologna per permettere alle società sportive di. Eh, mh, fermare lo stop alle attività perché avrebbe poco senso non andare a scuola e poi avere un'occasione di infezione mentre si fa sport. Questo penso che sia un ragionamento che stiano facendo tante famiglie al tempo stesso. Famiglie che sentono il peso delle chiusure dei servizi scolastici e non solo, capiamoci, non lo fanno a cuor leggero, sanno benissimo l'importanza dello sport. Ma dall'altro punto di vista abbiamo necessità di tutelare le stesse società sportive nel rapporto con i propri atleti e con le proprie federazioni. E ribadisco. A livello nazionale questa attenzione per lo sport non si è tradotta in linee guida positive, ma in realtà in un proliferare di una serie di attività che vengono considerate di interesse nazionale e che non stanno fermando le attività sportive, ivi compreso quelle che possono determinare condizioni di contagio. Quindi vi ho spiegato perché usciremo con una ordinanza sul tema sport. Lo dico. Preferiamo qua a Carpi l'amministrazione preferisce una linea di coerenza per uscirne il meno possibile, piuttosto che immaginare oggi di addolcire la situazione per poi trovarci invece nelle condizioni di uscire più tardi, perché se legittimiamo un percorso di questo tipo e uso parole dette da persone che in questo momento stanno vivendo anche fattivamente dal punto di vista della loro attività la, 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 la pesantezza della zona rossa, sto parlando do, e li ringrazio perché mi chiamano, mi smessaggiano, ci confrontiamo con loro di pubblici esercizi che sono chiusi e che dicono. Io in questo momento ho particolare interesse che la zona rossa venga rispettata al massimo de dei crismi perché voglio uscirne il prima possibile, ho voglia di tornare anche a lavorare. Quindi se me lo dice chi oggi sta vivendo in maniera pesante, conseguenze anche dal punto di vista economico, questa situazione è anche il primo a dirmi che non ne può più di vedere se gente non sta alle regole, perché sa benissimo che quel rompere le regole in un qualche modo allontana di volta in volta il punto importante che è quello della salute collettiva, ragionamento etico, ma anche il proprio interesse di trovarsi nelle condizioni di aprire il prima possibile. A tale proposito ribadisco un altro elemento. Le forze dell'ordine tutte stanno facendo controlli importanti legati al DPCM nazionale della zona rossa, quindi alla situazione che noi ci troviamo a vivere per dispositivo nazionale, ma anche per controllare le ordinanze che noi continuiamo a definire ordinanze coerenti a un contesto estremamente difficile nel quale noi stiamo vivendo, che vede come parametro di chiusura delle scuole una serie di altre situazioni eh, come posso dire Paragonabili e in un qualche modo che non permettano a nessuno di dire: Eh, ma le scuole sono chiuse, i bambini stanno facendo il girotondo nel parco, allora a questo punto facciamoli andare a scuola. Che è il ragionamento che tantissime persone di buon senso si sentono di fare come se non sapessimo invece quel sacrificio che ognuno, ognuno di noi nel proprio contesto familiare sta facendo, che è compreso benissimo, ma ribadisco l'avere giocato. Speriamo di anticipo che possa determinare un abbassamento effettivo dei numeri oggi è sensibile il numero provinciale di abbassamento e questo è positivo, però vedete un numero angosciante sulla pressione delle strutture. La dico in un altro modo: quando abbiamo fatto per tre giorni un 500, un 600, un 700 e ancora un 600 oggi finalmente siamo a 400 erotti, bene quei numeri lì, quei positivi lì, poi in maniera percentuale si traducono in complicazioni dal punto di vista sanitario che fanno ricoverare le persone nei reparti Covid e ahimè oggi anche nella rete eh, ospedaliera provinciale in terapia intensiva. Eh, vanno tenuti insieme questi due dati, altrimenti diventa una lettura puramente... Dal manacco che non serve a niente, non viene parametrata. Invece, noi dobbiamo immaginare che le azioni che si mettono in campo, ribadisco, spaventati, no, coscienti, sì, attivi, sì, e motivati ad uscirne il prima possibile. Poi dopo ribadisco, ognuno di noi avrà la propria lamentela, la difficoltà, il peso, quello che sta vivendo eh, della situazione. Seriamente, non lo sto dicendo per derubricarlo. So benissimo che dietro c'è un problema economico e soprattutto sociale ed educativo di pezzi di generazioni che si stanno giocando un pezzo veramente importante alla loro qualità della vita. Ma è rispetto nei confronti di quelle generazioni che spesso vengono citate da altre generazioni. Questo è un pochino strano, no? Bene. Se tutti ci stiamo facendo il problema dei bambini che non sono a scuola, bene io sono uno di quelli che i bambini ce li vuole mettere a scuola il prima possibile. Però per arrivarci dobbiamo raggiungere questo risultato. Le ordinanze, opinabili che no o no che siano, sono ordinanze che cercano di accelerare il più possibile eh, il contributo che questa comunità deve dare ad abbassare quei numeri che a livello provinciale ci hanno fatto andare in zona rossa. Eh, sono stati eh, qua attorno controlli quelli che tutte le volte mi richiedete. Ringrazio tutte le forze di polizia che stanno facendo i controlli: i carabinieri, la PS e ovviamente la polizia eh, locale, Unione Terre d'Argine. Sono state controllate e vi do le statistiche della sola polizia municipale, o meglio polizia locale. Sono state controllate 95 persone. Eh, sono, stati con, sono stati effettuati 51 controlli nei parchi, non in 51 parchi, ovviamente 51 interventi di controllo a fasce di orari diverse, a volte anche su singole segnalazioni. Sono state controllate 53 autovetture, stiamo parlando degli spostamenti ovviamente tra comuni, quelli non permessi e sulle motivazioni per circolare. Sono stati eh, controllati 16 esercizi commerciali, ovviamente per ciò che riguarda... Tutto ciò che riguarda eh, la modalità o di somministrazione di vivande piuttosto che di accesso ai locali. Sono stati elevati quattro eh, sanzioni per spostamenti che sono considerati ex, extra di PCM soltanto la giornata di ieri. Ovviamente ogni giorno cercherò di darvi il resoconto quotidiano anche dei controlli e eh, un tema di eh, violazione anche rispetto a ciò che riguarda i rifiuti. Lo dico e lo metto in mezzo perché era legato anche all'ambito Covid. Così, per spiegare eh, a che livello sono arrivati i controlli. Abbiamo adottato una delibera sui, marco, eh, sui parcometri oggi in giunta, che da domani permetterà di avere la deroga rispetto alla sosta pagamento eh, ed è un naturale effetto della ordinanza di sabato che ha messo la fine al tema del disco orario per i parcheggi ovviamente limitrofi al centro storico trovandoci noi in una condizione di zona rossa dove ricordo gli spostamenti devono essere motivati e quindi eh, ovviamente per accedere a servizi pubblici e privati presenti nel centro storico, ma sapendo che in questo determinato momento non è eh, tra questi la passeggiata in piazza da immettere tra le motivazioni eh, valide per venire in centro storico. Eh, sempre, mai con la pretesa di, di, di dare ordini, anche se le ordinanze fondamentalmente questo fanno, ma con la eh, necessità di fare capire dei messaggi. Eh, ci sono momenti in cui eh, il governo di una situazione non richiede eh, eh, soltanto l'ascolto come si, si fa sempre, e il tentativo di interpretare alcune situazioni, non sto discutendo questo. La cosa per me importante è che c'è un momento in cui chi deve governare le situazioni sa benissimo che non prende gli applausi. Non è questo. A me interessa che l'applauso ce lo facciamo tutti assieme quando ne usciamo. Ecco, questa è la cosa più importante ed è l'obiettivo che ciascuno di noi con le proprie idee, le proprie riflessioni e a volte anche la propria stanchezza, che ribadisco essere fattore comune insieme alla preoccupazione. Bene, che ognuno di noi però non perda di vista quell'obiettivo, che è l'obiettivo di uscirne il prima possibile e di rimandare. I bimbi a scuola, che è un elemento importante, e non dico di recuperare tutta la nostra, la nostra vita dal punto di vista normale. C'è una cosa che ha detto Vagnini ieri che ho trovato estremamente importante nella riflessione che è stata fatta. Bene, sperando che questa zona rossa serva a piegare il tema dei ricoveri e la pressione rispetto alle strutture ospedaliere. In quella speranza lì ci aggiungiamo anche però un impegno a ricordarci che quando tra un, due settimane alla fine di questo periodo torneremo in arancione di vivere quell'arancione per un arancione non vivere quell'arancione come se non ci fosse più regole perché questo è quello che ci ha fatto probabilmente incespicare insieme alla complicazione della variante inglese che ribadisco ha creato un problema di fatto nuovo al nostro percorso vi saluto e tutte le volte che sarà possibile cercherò sempre di diffondere informazioni so che alcune categorie eh, di ambito lavorativo si stanno organizzando anche per spiegare che non è questo il momento per fare i furbi. Domani ve ne darò comunicazione perché l'ho avuto un'iniziativa interessante, eh, però ne parleremo domani. Tuttavia, come, come avete visto. Le categorie, soprattutto quelle impegnate da un punto di vista economico, che vivono un riflusso di tipo economico dalle chiusure, sono anche le prime che stanno avendo il grande interesse, almeno questo mi stanno comunicando, a che tutto questo finisca presto e quindi sono i primi a pretendere veramente che ci sia un comportamento adeguato da parte di tutta la comunità. Io so che questa comunità ha sempre saputo interpretare al meglio queste sfide. Grazie, buona serata.